Bentornati a Buongiorno in Farmacia, Giro d'Italia in Farmacia. Oggi 2 ottobre, insomma, parliamo ovviamente dell'ottobre rosa e ne parliamo con la dottoressa Stefania Menegatti, presidente di Federpharma Ferrara. Buongiorno dottoressa, benvenuta su Radio QRS. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Buongiorno, dunque, come prima cosa, per chi magari non ne avesse mai sentito parlare, le chiedo esattamente cos'è l'ottobre rosa. L'ottobre rosa tradizionalmente è il mese dedicato da ormai 30 anni alla campagna che è nata con il nome di campagna Nastro Rosa della LILT, che è la Liga Italiana Lotta contro i Tumori, ed è un'occasione per una serie di eventi che sono stati dedicati proprio al tumore sulla mammella, tumore al seno. Il progetto nasce con la volontà di sensibilizzare un numero sempre più ampio di donne sull'importanza vitale della prevenzione della diagnosi precoce dei tumori, informando il pubblico femminile sugli stili di vita corretti e sani da adottare e sui controlli diagnostici da effettuare. Ricordo due dati: il tumore purtroppo alla mammella è la neoplasia femminile più diffusa, mediamente colpisce una donna su 8 nell'arco della vita, e più frequente, più si fa con l'età ovviamente, diciamo che la massima incidenza è tra i 45 e i 60 anni, e per dare due dati, a Ferrara provincia ci sono 380 nuovi casi l'anno, che sono circa 50.000 donne ogni anno che si ammalano di tumore al seno. Per fortuna la ricerca è andata molto avanti, sia come prevenzione, come diagnosi, anche come cura, per cui adesso gli ultimi dati che abbiamo è che la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi ha raggiunto l'87% contro il vecchio 81% e sta ancora aumentando. Per cui questa iniziativa che viene fatta ogni anno per tutto il mese di ottobre è dedicato proprio, diciamo, a dare un'informazione a tutto il pubblico femminile su tutti quelli che sono gli stili, e anche a volte informare anche su quelli che sono i percorsi che ogni azienda sanitaria offre in caso di carcinoma alla mammella, per cui divulgare maggiormente certi tipi di informazioni legate a questa patologia. Assolutamente, anche perché ricordiamo anche che se non vado errato ci sono 3 screening al momento a disposizione, insomma, della popolazione: uno è per il colon retto, uno per il tumore alla cervice uterina e uno appunto per il tumore al seno, quindi fortunatamente anche per questo, oltre che grazie all'opera di sensibilizzazione che si fa ogni anno da 30 anni nell'ottobre rosa, è aumentata così tanto la sopravvivenza a 5 anni per arrivare fino all'87%, sperando di arrivare ovviamente al 100. Dottoressa, esattamente nella provincia di Ferrara come si svolge l'esperienza dell'ottobre rosa? Allora, l'ottobre rosa si svolge, diciamo, trasversalmente in più settori, nel senso che l'INT e Andos, in collaborazione anche con le ASL, hanno attivato una serie di iniziative che vanno da una manifestazione podistica al parco urbano, alla serata dedicata alla corretta alimentazione, sempre ovviamente tutte date in ottobre. Dall'anno scorso è nata questa collaborazione tra Federpharma, che io rappresento, quindi le farmacie di Ferrara, e Andos. L'anno scorso ci siamo impegnati a divulgare alcune informazioni sugli stili corretti di alimentazione, ma più rivolti a donne in terapia oncologica, quindi che cosa specificatamente mangiare prima, dopo, durante una terapia oncologica, che cibi evitare per eventuali recidive, perché l'alimentazione gioca un ruolo fondamentale in tutti quelli che sono i tumori, a maggior ragione anche in quello al seno. Quest'anno invece abbiamo deciso di acquisire una locandina dove ci sono due spiegazioni riguardo a quello che è il tumore al seno, che cosa sta facendo la ricerca per migliorare le loro performance di sopravvivenza a questo tipo di carcinoma, e le cose più importanti di quelle che sono le regole principali di prevenzione, quella che noi chiamiamo la prevenzione primaria e la prevenzione secondaria, che sono fondamentali per arrivare, diciamo, a preservarsi e nel caso ad una diagnosi precoce che nella sopravvivenza, diciamo, e anche in quelli che sono trattamenti chirurgici più limitati quando si ha una diagnosi precoce, sono molto molto importanti. Quest'anno saranno presenti in tutte le farmacie queste locandine e Andos collaborerà con un numero di farmacie purtroppo limitato perché le forze in campo giustamente sono quelle, speriamo di dare, diciamo, più capillarità nei prossimi anni. Sarà presente e a disposizione delle persone
un oncologo al suo appuntamento in diverse giornate su 4 farmacie di Ferrara. Sono più giornate divise, diciamo, nell'arco del mese, che vanno, coprono più o meno tutte le settimane, quindi ci sarà una giornata a settimana questa oncologa a disposizione delle persone nelle farmacie su appuntamento per insegnare i corretti gesti per un'autopalpazione efficace. L'autopalpazione per una donna è il primo metodo, diciamo, di screening autonomo che può fare, che è molto importante, non va ovviamente a non soddisfa e non va a superare gli screening classici a cui veniamo chiamate ogni tot anni dalle ASL, ma è molto importante perché la donna è la prima che si accorge di eventuali variazioni pericolose o scattano dei campanelli d'allarme, si vede, al di là di sentirsi un nodulo, si vede differenze a livello di morfologia, di spessimento, di cute, che sono da segnalare eventualmente al senologo, dal medico curante. Per cui ci sarà l'oncologo a disposizione, una giornata diversa, questa, diciamo, l'abbiamo chiamata beauty routine. Ci sarà invece un estetista legato al circuito Ateo CEPAS, per essere più chiara, Ateo è l'associazione professionale di estetica oncologica e CEPAS è l'istituto leader nella certificazione delle professionalità e delle competenze. Sono estetiste che hanno fatto dei corsi di formazione specifici per poter affrontare e trattare la pelle delle persone che stanno facendo un trattamento oncologico, che non è specificatamente proprio, diciamo, come una pelle di una persona sana e normale. Quindi loro saranno a disposizione in giornate diverse rispetto all'oncologa, sempre nelle medesime farmacie su appuntamento, per dare a tutte, in particolar modo a persone che stanno facendo trattamenti oncologici o che sono affette da questa patologia, dei consigli mirati a come trattare la propria pelle, cosa usare e cosa non usare. Questo va sulla scia anche di un'iniziativa che era partita nel 2017 nella città di Ferrara ed era proprio entrata negli ospedali all'interno delle sale di attesa dei day hospital, e si chiamava il progetto Esteticamente, dove c'erano 2 giorni di spa dedicate alle donne inserite nel PDTA mammella. Il PDTA è il percorso diagnostico terapeutico assistenziale, quindi qui chi già stava facendo un percorso di terapia oncologica per questo tumore, con l'obiettivo di prendersi cura di loro da un punto di vista anche estetico, un po' un processo di umanizzazione di cura, ecco, se possiamo definirlo così. Assolutamente, ma credo che sia anche molto importante perché molte volte lo sappiamo, le terapie contro il cancro possono avere anche degli effetti molto pesanti sul proprio organismo, sul proprio corpo, e quindi cercare di ritornare, di rivedersi in uno stato, insomma, che ricordi anche il pre della malattia, probabilmente, sicuramente, anzi, è importante anche a livello psicologico per affrontare la malattia stessa. E in ultimo, fondamentale. Infatti, assolutamente, molto molto importante. In ultimo, dottoressa, poco fa ha parlato di prevenzione primaria, prevenzione secondaria. Andiamo a dare giusto dei piccoli consigli da tenere bene a mente per quanto riguarda ovviamente le prevenzioni da poter attuare nel caso del tumore al seno. Certo. Allora, fondamentalmente la primaria sono le sane abitudini di vita, che è trasversalmente applicabile in tutte quelle che sono le prevenzioni per qualunque tipo di carcinoma, ma a maggior ragione anche in quello del seno. Il grave eccesso di peso e un'alimentazione scorretta sono dei fattori di rischio riconosciuti anche per questo tipo di neoplasia. Al contrario, diciamo che la dieta mediterranea ha dimostrato nel tempo di avere un'azione quasi protettiva. Quindi quello che non deve mai mancare sulla tavola sono frutta e verdura di stagione, cereali, si privilegiano quelli integrali, pesce, carne, e anche qua si privilegia la carne bianca. Il condimento migliore da usare è l'olio extravergine di oliva, da abolire grassi animali, burro, margarine e quant'altro. I pasti fondamentali devono essere 3 o 2 spuntini. Sì. Fondamentale, altra cosa, che ci sono alcuni alimenti tipici della dieta mediterranea che si è visto scientificamente avere un'azione preventiva contro il tumore al seno. In particolar modo sono l'olio d'oliva, il pesce azzurro, frutta, verdura e cereali integrali.
Un'altra, nemico, diciamo, della donna è l'essere sedentario. È fondamentale fare sport perché si è visto che chi conduce, diciamo, un'attività sportiva anche leggera, però continuativa nel tempo, ha una riduzione del rischio di ammalarsi di circa il 15-20% rispetto a chi non fa nulla. Questo ha più valenza nella postmenopausa. È il momento più critico per una donna, ma praticare attività fisica fin dall'adolescenza diminuisce molto l'incidenza diciamo, di rischio di tumore che si può avere dopo l'età, quando si esce all'età fertile. Diciamo, trasferire un'idea di quanto potrebbe essere un'attività leggera a livello fisico, basterebbero 10.000 passi al giorno per mantenersi attivi in buona salute, e dopo 65 anni 100.000. Questo, diciamo, è il livello minimo richiesto. L'alcol è un altro grosso nemico, non, ricordo che non è un alimento, si è visto che bastano 50 grammi di alcol al giorno, che sono più o meno 3 bicchieri di bevande alcoliche, quotidianamente, per determinare un aumento di rischio rispetto a chi non beve di sviluppare cancro al seno del 50%. Quindi non dico di demonizzarlo, di abolirlo del tutto, ma di limitarlo molto. Il fumo, invece, il consiglio che do è di abolirlo completamente, perché sul Assolutamente. fumo non mi dilungo, perché penso che siano tutti più che assolutamente consapevoli dei danni che provoca. Per quanto riguarda invece quella che è la prevenzione secondaria, parliamo di diagnostica, ogni età al giusto controllo. Annualmente le donne fin da giovani dovrebbero rivolgersi al proprio ginecologo per fare una visita di controllo. Ci fosse in casa una familiarità al tumore al seno, sarebbe opportuno essere seguita già anche in giovane età da un senologo, perché purtroppo il 5-7% dei tumori è ereditario. Dopo i 40 anni, quello che viene richiesto è una mammografia. Prima dei 40 anni, mediamente, l'esame diagnostico più appropriato per proprio la morfologia del seno è l'ecografia. Per quanto riguarda quello che citava lei prima, la nostra regione e la nostra provincia hanno già attivato di default dai 45 anni, e questa è una cosa abbastanza recente perché prima si diceva dai 49 ai 70, adesso hanno allargato anche alla fascia dei 45 ai 49, dai 70 ai 74. È un percorso di screening in cui viene ricevuta a casa una lettera per recarsi a fare una mammografia ogni 2 anni, è molto precisa, diciamo, e consiglio di seguire questa forma di screening perché può portare ad avere molti vantaggi, soprattutto in un percorso di eventuale diagnosi precoce, e perché comunque si accede a strutture in cui ci sono dei radiologi specializzati e, qualora fosse necessario, già un collegamento a una terapia di supporto qualora ci fosse, diciamo, una diagnosi non positiva. Per cui questo è fondamentale, controllarsi l'autopalpazione, anche quella, ma fondamentale rispondere a quelle che sono, diciamo, le richieste di screening. Sulla provincia di Ferrara c'è un'alta adesione, siamo più del 70%, la media nazionale è poco più del 50%, quindi già stiamo andando nel verso giusto. Ecco, questo già è importante. Speriamo che aumenti ulteriormente, che tutti ovviamente si sottopongano agli screening, che ricordiamo sono uno strumento fondamentale da questo punto di vista. Dottoressa, io la ringrazio molto per essere stata con noi questa mattina su Radio QRS per parlare appunto di questa iniziativa molto importante, in particolare di come si svolgerà l'Ottobre Rosa a Ferrara. Le auguro una buona giornata, un buon lavoro e a presto. Grazie. Altrettanto, grazie di avermi invitato. Buona giornata a tutti. Grazie mille ancora alla dottoressa Stefania Menegatti, presidente di Federfarma Ferrara, e chiudiamo il Giro d'Italia in...